Allora, io voglio fare una premessa. Premesso che il pareggio è normale che diciamo mi accontenta perché almeno questa volta si è riusciti ad evitare l'ennesima sconfitta quando si va in svantaggio. Ho fatto un video in serata nel giorno in cui abbiamo giocato con la Juventus e sono felicissimo per Provedel, non solo per il gol che ha fatto, ma per quella parata super che ha fatto su Samuel Lino, che di fatti avrebbe chiuso la partita. E Provedel è un altro che sembra essere entrato un po' nell'occhio del ciclone di alcuni tifosotti che stanno cominciando a dire il portiere poco reattivo, prende troppi gol da fuori area. Poi su questo ci arriviamo dopo. Quello che a me è arrivato ad un certo punto è la rassegnazione, la rabbia. Cioè, io perché sono un uomo, ragazzi, sono un uomo, sono un ragazzo, sono abbastanza forte, non è, cioè, difficilmente si riesce a piangere, ma a un certo punto c'è la lacrimuccia, mi stava scappando per vedere ancora una volta una squadra incapace, impotente di avere una reazione, quantomeno di riuscire a recuperare una partita, perché la Lazio è l'unica squadra al mondo. Io ho fatto un video, sempre quel video dopo la partita con la Juve, potete vederlo nel video precedente a questo, casomai vedete di cosa parlo, che la Lazio con questa di stasera sono 103 partite con Sarri in panchina, soltanto 5 ne ha vinte in rimonta, e vedere una squadra che non fa quello che dovrebbe fare una squadra che deve recuperare, cioè come crossare in area di rigore. Tu all'ultimo hai buttato quella palla in area di rigore, hai fatto un po' il passaggio dell'Ave Maria e ti è andata bene. Perché è stato, non so quale santo sia stato che abbia evitato questa sconfitta. Sarebbero state quattro sconfitte in cinque partite ufficiali. Perché alla fine loro hanno segnato con un tiro deviato, poi nel secondo tempo sono usciti. Alla fine hanno giocato meglio loro nel secondo tempo, andando più vicini loro al 2-0 che noi effettivamente al pareggio. Salvo l'occasione di Immobile, vabbè, poi dopo facciamo anche questo discorso qui. Giustamente nel secondo tempo si è accusata la stanchezza. Il fatto che però loro hanno segnato con un tiro deviato dimostra che nel calcio, a meno che tu non sei il Manchester City, io su Canale 5 stavo vedendo la partita della Lazio, con il PC portatile stavo vedendo diretta gol, con la coda dell'occhio vedevo un po' diretta gol. Ho visto il gol dell'1-1 del Manchester City contro la Stella Rossa, direte, vabbè, ma la Stella Rossa non è l'Atletico Madrid, è la squadra effettivamente d'Europa League. Ma basta andare a vedere l'azione che ha fatto il Manchester City. Sono entrati praticamente in porta col pallone, ma al di là del pallone dell'avversario, stiamo parlando dei marziani, stiamo parlando di parte dei campioni d'Europa in carica, e loro possono farlo. Tu che sei la Lazio, che sei una buona squadra, per carità, ma sei lontana anni luce dai marziani che hanno il Manchester City, ma se vogliamo anche un calciatore come Griezmann, cioè da solo vale probabilmente mezza Lazio, per non dire tutta la Lazio, non puoi pensare di entrare in porta col pallone. Esiste, nel calcio esiste anche il tiro da fuori. Quel Barrios ha tirato così giusto per, il pallone è stato deviato e la palla finisce in rete, cosa che la Lazio non fa mai. E quando lo fa molto 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 male. Non c'è stato, cioè, a parte il tiro di Cataldi dove Oblak ha fatto anche una gran parata, Cataldi è entrato bene in partita. Secondo me Cataldi è meglio. Cataldi piace più se entra a partita in corso. Difatti lo specchio della porta non è stato mai inquadrato. Cioè, io vedere una squadra che all'85esimo, all'87esimo,
ancora con quei passaggetti inutili, ancora col voler provare ad entrare in porta col pallone contro l'Atletico Madrid. Cioè, cioè, ti fa rabbia. Ti fa rabbia perché tutte le squadre al mondo di tanto in tanto, no, di tanto in tanto, capitano partite che stanno sotto e poi te le recuperano. C'è il Frosinone, perdeva 2-0 col Sassuolo, ragazzi, sto parlando del Frosinone, no del Real Madrid, con rispetto parlando, perdeva 2-0 col Sassuolo e ha vinto 4-2, la Fiorentina è andata sotto con l'Atalanta, l'ha recuperata, poi si è fatta pareggiare e l'ha vinta 3-2. Cioè noi questo, noi siamo incapaci. E per fortuna che all'ultimo finalmente hanno deciso di buttare quella palla in area di rigore. Quella palla in area di rigore. Ed è sbucato quell'angelo biondo con la maglia gialla che l'ha messa dentro, ragazzi. Poi ragazzi, vabbè. Parliamo di Immobile, ragazzi. Cioè, ragazzi, cioè, ragazzi, è un ex giocatore. Alla fine, ecco, riuscire a pareggiare le partite giocando 10 contro 11 è anche difficile. E l'ho scritto anche sulla pagina della Lazio, una cosa del genere. Perché ogni riferimento a Immobile è puramente casuale. Scusate, sono un po', cioè, sono pieno di rabbia, pieno di rabbia. Va bene il pareggio, ma non sono contento nel vedere una squadra che è stata anche generosa alla fine, è stata generosa, è stata anche generosa per carità, ma che non ha le idee chiare. Cioè, io voglio dire una cosa, ma per vedere giocare Castellanos, per vedere giocare Castellanos, dobbiamo sperare, sperare tra virgolette, ovviamente non fraintendetemi che si facciano male, non solo Immobile ma anche Felipe Anderson, perché conoscendo quello che abbiamo in panchina, se si fa male Immobile, ti mette Felipe Anderson falso 9. E non ti fa giocare nemmeno Isaksen, non te lo fa giocare. Ti mette Pedro a destra, Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson in mezzo. Così fa. Cioè, poi non lo so, cioè alla fine poi se un Castellanos me lo fa entrare negli ultimi 10 minuti, cosa ti deve fare? E dice, ma chi è sto Castellanos? Ah, quello che ha segnato 4 gol al Real Madrid, però a parte quello che ha fatto. Rocchi quando giocava nell'Empoli fece 3 gol alla Juventus. Quindi, figurati. Cioè, ragazzi, sono un po' deluso perché la squadra, cioè, io ora so già che sarà durissima anche sabato col Monza e soprattutto col Torino. Col Torino. Col Torino c'era la stessa partita che abbiamo visto stasera. E bisogna pregare la Madonna che non segnino prima loro. Se segni prima tu, con Monza e Torino forse la vinci. Ma se dovessero, per puro caso, segnare prima loro. Amen. Che il Signore abbia pietà dell'anima nostra. Ah, che poi l'anno scorso tu col Torino l'hai persa con un tiro da fuori. Perché gli avversari da fuori tirano. Noi non tiriamo mai, quando lo facciamo male. Di testa non la prende nessuno, cioè ha dovuto andare a provvedere in attacco per vedere un nostro calciatore che la prende di testa. Io la vedo dura, ragazzi. E per me i colpevoli di questa Lazio che non sta effettivamente entusiasmando,
Capisco anche il numero di partite consecutive contro grandi squadre, prima il Napoli, poi c'è stata la sosta, poi la Juventus e poi adesso l'Atletico Madrid, però prima tu hai perso con Lecce e Genova, hai perso due partite che almeno una delle due non dovevi assolutamente perdere. Da un lato potevo capire che tu perdevi con il Lecce che ci hai perso anche lo scorso anno, e che anche altre big avevano faticato alla Via del Mare e poi battevi il Genova. Oppure si può fare un ragionamento inverso, potevo capire che tu vincevi a Lecce e poi perdevi in casa col Genova che di tanto in tanto qualche scherzetto all'Olimpico ce lo viene a fare. Ma non a perdere tutte e due. E dicevo, per me i due principali colpevoli di questa Lazio che non sta entusiasmando, primo, è di quell'uomo lì in panchina che è fissato sempre con gli stessi giocatori, fissato sempre con gli stessi, è fissato sempre con le sue idee, puoi anche perdere al 90esimo, guai a crossare, guai a tentare di crossare, guai a tentare di calciare da fuori, no, 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 dovete entrare in porta col pallone, lui, e il secondo colpevole, ragazzi, mi dispiace tantissimo, gli voglio bene, rimarrà per tantissimo tempo il bomber più prolifico della storia della Lazio, Immobile. Ragazzi, giochiamo in 10, giochiamo in 10. È poco reattivo, non vince un contrasto, non ti fa una sportellata, cioè, e questo è grave, e questo è grave, ragazzi. Cioè, avere un attaccante che non sa difendere il pallone, tu giochi in 10 così. Secondo me Immobile ha sempre sofferto il gioco di Sarri. Però due anni fa aveva anche 2 anni meno, quindi i gol li ha fatti. Adesso il peso dell'età, ragazzi, perché con l'avanzare dell'età i calciatori più penalizzati sono quelli che fanno della velocità e del dare la profondità la loro arma migliore, sono i più penalizzati. A me Immobile mi ricorda un esempio molto lampante, sempre parlando in tema Lazio, Tommaso Rocchi, ragazzi. Cioè Rocchi, se andiamo a vedere nelle prime 2, 3, 4 stagioni che giocava nella Lazio, era un giocatore, e come dava la profondità lui non la dava nessuno. Se andiamo a vedere Rocchi degli ultimi anni, è un altro giocatore. Vabbè, dai, il video lo voglio chiudere qua. Potrei anche provare a caricarla la partita con l'Atletico Madrid, ma purtroppo YouTube le partite europee le blocca all'istante. Le blocca all'istante, ci posso provare non appena daranno la replica lì su Sky e provarci. Provarci, ma non prometto niente, ragazzi. Nell'attesa, speriamo di portare contenuti interessanti e nel dubbio, sempre Forza Lazio.